Domanda. Ciao Giorgio, ciao Armando. Saluti a voi e facilitate a voi. Ecco, qui è l'impero sempre da ricordare. Sì. Allora, siamo qui stasera, 21. Ma noi siamo i priapisti. Esatto, siamo ci i priapisti. Ci inchiniamo non solo all'impero, ma anche al gran Dio Priapo. Va bene, questo senza dubbio. Allora, volevo fare alcune precisazioni, anzi, siccome c'è stato alcune lettore... Al quale, alla moda degli egiziani, che sono loro quelli che hanno inventato di dare i profumi alle divinità, non altri, tant'è vero che l'incenso, che loro adoperavano assieme alla mirra, tanto per dire dei nomi che dovrebbero essere noti ai cristianucci, l'incenso lo adoperano ancora ogni volta che questi preti fanno il loro rito in chiesa. Esatto. Allora senti Giorgio. Spargono l'incenso senza sapere che l'incenso veniva dato alle loro divinità dai prischi egizi, non esatto. Dagli egiziani, come dice Teofrasto. Ecco, adesso Giorgio, come scusami. Dice Teofrasto. Benito, dopo ci fa vedere. Alle divinità, alle loro divinità. Esatto, adesso Giorgio scusami ma preme una precisazione molto chiara e molto netta. Allora c'è chi ci accusa che noi sosterremo le tesi di quello e di quell'altro, nel caso specifico un lettore, due lettori, uno mi ha accusato che poi noi ci abbiamo su con la Chiesa eccetera, addirittura parolacce, io rispondo, allora noi ci accusiamo anche la risposta a questa sua osservazione. L'abbiamo dato l'altro giorno nel parlare del Rerum Novarum, cioè accusiamo la Chiesa di che nonostante che ha prodotto due documenti importantissimi nel tema del lavoro e nel tema sociale e economico, cioè la Rerum Novarum e la Centesimus Annus che tu adesso fai vedere, e nonostante Giovanni Paolo I, purtroppo i vecchi ecclesiastici, il Vaticano in particolare, fanno tutto l'opposto, nonostante che nella storia della Chiesa evangelica, cioè nella storia della Chiesa, quindi nei Vangeli, si parla di un tale chiamato Gesù che abbia preso a calci i mercanti del Tempio, nel Tempio, ecco, puoi vedere che gli eredi di questi, di Gesù e degli Apostoli, si comportano all'incontrario, chiaramente noi non possiamo condividere. Ancora di più. E poi non solo. Gli eredi. Sì, ma infatti, lo sappiamo. Mercanteggiano ancora esattamente. Di più, non solo. E ieri come oggi. Anni... se non secoli dell'aldilà, adesso assolutamente interrompere, che cos'è, dov'è e cosa significa, esatto, non solo, poi c'è un altro che ci dice a posto di Mauro Biglino, ci accusa, ma voi sostenete Biglino e io non vi seguo più. Allora, noi qui non sosteniamo nessuno, cioè qui hanno diritto di parlare tutti, cioè tutte le persone libere, sia esse cristiane, musulmane, ebraiche, comunisti, pederastri, buddisti, shintoisti, chi volete. Qui ognuno si esprime liberamente, perché se così non fosse io a me non sarei qui. Perché quindi, noi siamo priapisti. Ma esatto, ma a parte questo, se allora un autore che voi lo condividete, nel caso Biglino, non dovesse avere torto, va molto semplice, venite qui con noi, parlate, dimostrate a Biglino, però in questo caso è Biglino, possibilmente con la sua presenza, dicendogli a lui che ha sbagliato, che ha torto. Anche perché Biglino, in fin dei conti, cosa che ha detto? Non ha detto io sono un archeologo, uno storico, no, ha detto io sono uno specialista di lingue preclassiche, conosce l'aramaico, l'ebreo antico, altre lingue di quell'epoca, e ha tradotto la Bibbia. Ha tradotto la Bibbia con un certo sistema che lui chiama sistema di Leningrado. In questa Bibbia primaria riporta, lui ha tradotto le notizie. La Bibbia no, ha preso. Sì, ho capito, no, chiariamo le cose. Perché non dobbiamo essere precisi quando noi pretendiamo di essere precisi? Ma in sostanza, sono preciso io. Sì. Allora, su indicazione della CEI. Sì, esatto. Che non è la CEI. Comitato Episcopale Italiano. Comunità Europea, capito? Esatto. È la CEI. Esatto. La congrega capito? Ecco. Allora, è la CEI, esatto. La quale si è sempre avvalso delle eccezionali doti di traduttore di Mauro Biglino. Esattamente. A questa persona gli esponenti della CEI, cioè della rappresentanza dei vescovi italiani, aveva affidato l'incarico di una traduzione letterale della Bibbia più importante, più accreditata
tra tutte le Bibbie che, ahi noi, intasano e inquinano il mondo, va bene? No. Allora, ragazzi, buttano un sacco di roba, questi dei fuochi lì del cacchio, potrebbero buttare anche un po' di ste Bibbie. Sì, ma in effetti non le legge nessuno. No, infatti dicevo che non le legge nessuno. Ma lo sappiamo questo, lo sappiamo. Aspetta, che fammi pochi. Finire. Prego, prego, vai. Fammi finire. Sì. Traducendo esattamente quello che doveva essere tradotto, lui ha consegnato parte di questa traduzione, prima di arrivare fino alla fine, perché ci vogliono ovviamente decenni, no? Alla CEI, la quale CEI lo ha semplicemente licenziato. Esattamente. Ma non per incapacità, sì, perché non andava bene quello che l'ha tradotto lui, capito? Cioè non voleva che si sapesse certe cose. Esattamente. Per questo l'ha licenziato alla CEI, ma poi era solo. Biglino ha sempre detto. Allora. Sì, principina tu. Allora, per concludere. Sì. No, perché sennò ci allunghiamo troppo. Ma no, non va bene. Allora. Coloro che danno in escandescenze perché non diciamo quello che loro credono, si comportano come quegli esponenti della tifoseria di una certa squadra, esatto, che danno in escandescenze, danno di matto, hanno crisi isteriche quando si parla male della loro squadra. E purtroppo è così, loro sono qua. Più accreditati perché sono qualificati come cretini. No, escandescenze diventa pazzo per la sua squadra, è un cretino totale, effetti, si presenta come tale. Sì, in effetti, oppure, Giorgio. Oppure ci sono anche un altro tipo di personaggi, quelli che vanno a portare i fiori tutti i giorni alla tomba di Elvis Presley. Anche. Capito? Sì, lo so, lo sappiamo. Ecco, allora, ecco. No, ma infatti allora, quando uno dice no, Elvis Presley non è stato il più grande cantante di rock, danno in escandescenze, svengono, rompono i vetri e allora, costoro, quelli che ci contestano, perché prendiamo in considerazione quello che dice Biglino, che è la cosa più vera, più serie, più importante di quanto sia stato mai detto in relazione alla religione cristiana, fanno la figura di quei coglioni lì, punto e basta. Infatti, stavo dicendo, Biglino ha anche detto che lui non è uno storico, né un archeologo, è uno che è esperto di queste lingue qui, e ha tradotto, ha anche detto che se c'è un errore non è colpa sua, è colpa di tutta via prima, quindi lui dice in sostanza che se c'è un'imprecisazione è perché l'ha riportata dall'inizio, dall'origine. Ma poi un'altra cosa, dicevo prima, se questi qui si lamentano che Biglino ha tradotto male eccetera eccetera, benissimo, è spiegato, ce lo dite qui, ce lo dite, no? Ma è più semplice di così, non che dice voi prendete posizione no, noi prendiamo atto, anche perché l'amico Elia, intervistando Biglino, mi ha detto, io ho tradotto, punto, non sono né un archeologo né uno storico, poi dice lui, sono qua a discutere, no? Tutto qui, ma io no, penso che più chiaro di così. Il resto, il resto è logicamente una sua ipotesi. Punto. Esatto, è la sua ipotesi. Adesso voglio aggiungere, a conforto dell'amico Giovanni, Armando, che è chiamato anche Armando, sì, che qualora qualcuno mi dicesse, voi sapete il racconto evangelico di Cristo che scriveva sulla sabbia prima di fare un miracolo, no? E qualora uno dicesse, guarda che quello che scriveva Gesù Cristo sulla sabbia era fesso chi legge, io lo devo prendere per buono. Sì, perché poi abbiamo parlato di... Io sono tenuto a prenderlo per buono. Esatto, abbiamo sentito parlare di fascismo quando ci scriveva Starace chi legge, vabbè, perché con tutto rispetto di Starace che poi ha fatto la morte veramente... Niente, adesso vorremmo dare la parola un attimo all'amico Armando. Veramente, davvero eroe. Eh sì, eccola, Armando, ecco qua, bravo Armando. Tu cosa vuoi dire Armando? Ti ho la parola, so che vuoi parlare, intervieni pure. Quella è la prole, il nostro futuro. È il nostro futuro, no, eccolo là. Stavo ascoltando un po' distratto, purtroppo, perché c'era lei che aveva bisogno delle mie attenzioni. Ho visto che hai fatto con la mano così, quindi pensavo che volessi parlare. No, era per segnalare che stavo chiamando. Ho capito, bene. Ora Giorgio, presentaci un po' quello che avevi in mano prima. No, tu devi parlare di quella...
ed è quella cosa importante di quel libro. Allora, volevo parlare, proprio tornando alla storia più recente nostra, alla nostra storia più recente, quella della Seconda Guerra Mondiale, che Piero Baroni è uscito sul sito www.amazon.it, se non sbaglio, amazon.it, sì, vediamo un po', esattamente, con una sua fatica, eccola qui, molto significativa, Massacro di Matapan, no? Massacro di Matapan, ecco. Allora, intanto spiega chi è l'autore. L'autore, ecco, è Piero Baroni. Spiega chi è l'autore. Esatto, l'autore è un giornalista di Radio 2, Piero Baroni, adesso in pensione, che da 20 anni si sta dedicando con molta tenacia e con molta competenza, devo dire, e con prove di fatti, su retroscena della nostra sconfitta della Seconda Guerra Mondiale. E ha prodotto una serie di libri e documenti che andrebbero letti da tutti gli storici, perché sono libri veramente fatti da una persona molto seria, con grande rigore professionale e soprattutto senza guardare in faccia a nessuno. In sostanza, Piero Baroni ha prodotto, oltre a quest'ultima fatica che si trova sul sito amazon.it, ha prodotto, come sappiamo, la fabbrica della sconfitta, la patria venduta, la vittoria tradita, il condottiere disfatta, generale della polvere, la guerra del radar, l'8 settembre il tradimento, spigolature di guerra e l'ultimo questa, il massacro di Matapan. Ma che però se si va sul sito www.amazon.it si trova, cliccando Piero Baroni, vengono fuori tutte le sue opere, insomma, ecco, in cui qui lui fa un processo alla battaglia di Matapan con la presenza di un ammiraglio e due capitani di vascello, i quali alla fine ammettono che c'è stato sicuramente un tradimento su quella cosa, no? Anche analizzando dei fatti che sono accaduti, dei fatti certi, non delle fantasie, e praticamente dimostra che Ultra qui non c'entra niente, c'è stata una volontà umana proprio di far andare la battaglia nel modo che noi conosciamo. Perché non sapesse, la battaglia di Gaudi e Matapan si combatté tra il 27 e il 29 marzo del 41, in cui la nostra flotta, che doveva fare un'azione d'attacco, fu inesorabilmente distrutta in pochissimi minuti dalla flotta dell'Homfleet inglese a comando dell'ammiraglio Cunningham, e in 8 minuti morirono 2.308 marinai nostri, tra marinai ufficiali. Tra l'altro io ho anche testimonianza mia diretta che ho avuto dall'allora Guardia Marina Ivo Villa, che era imbarcato sul cacciatorpediniere Oriani, il quale vi raccontò che appena cominciata la battaglia, a bordo del cacciatorpediniere Oriani c'era l'ammiraglio Chirigò, che era il vice dell'ammiraglio Angelo Iachino, il quale, vedendo di come si svolse la battaglia, nel modo che si svolse, mise una mano sulla spalla di Ivo Villa e gli disse: caro Villa, qui ci hanno fregato. Ma non ci hanno fregato perché pensava proprio al tradimento, ecco perché. Poi Villa me lo specificò quando me lo raccontò oltre 20 anni fa questo fatto, e questa è una risposta ulteriore a chi mistifica ancora la storia del nostro paese, denigrando le nostre forze armate, i nostri soldati, come al solito, no? Dicendo che, cioè, praticamente facendo passare per dei fessi, per dei sprovveduti, in modo imbecille, cosa che non esiste. Tra l'altro volevo anche segnalare, per concludere, un articolo apparso oggi, 21 gennaio, su Quello della Sera, di una lettera del figlio di Luca Pietromarchi, quello che fosse il rapporto, il figlio Antonio Pietromarchi, ha scritto una lettera a Sergio Romano, su Quello della Sera, in cui Pietromarchi è stato uno dei migliori, più qualificati ambasciatori della storia dell'unità nazionale. Esattamente. Infatti la cosa strana però di questo Pietromarchi è questa, cioè il figlio praticamente, ti spiego un po', perché qui bisogna dire le cose come stanno, perché altrimenti si fanno confusione. Esatto, perché il figlio, cose che avevamo programmato di dire non le diciamo. Anche perché il figlio di Pietromarchi, in sostanza, ha scritto sul Corriere della Sera di oggi, lettera dei lettori di Sergio Romano, dice:
questa frase qua, dice che suo padre in sostanza riuscì a parafare un accordo con la Gran Bretagna, no? Perché sai che gli inglesi poi ci fermavano i nostri mercantili, facevano sabotaggio ai nostri mercantili, quindi prima della entrassero in guerra. Gran Bretagna che i Mussolini non vuole ratificare. Non solo, ci avevano completamente assediato sul Mediterraneo. Esatto, esatto. Allora, attenzione, assediati, stai attento. Come sostiene Paul Saint-Tison, il giornalista francese Paul Saint-Tison. Esattamente. Ma la cosa più incredibile è che il figlio dice che suo padre nel maggio del 40 riuscì a parafare un accordo con la Bretagna che Mussolini non volle ratificare, ma con il quale il Regno Unito avrebbe posto fino al blocco marittimo verso l'Italia, sperando di staccarla dalla Germania. Allora, qui bisogna essere chiari. Il figlio di Pietro Marchi, purtroppo, non è degno di suo padre. Perché? Perché gli inglesi, fin da quando la Germania invase la Polonia, no? Poco dopo cominciarono a fare delle provocazioni, a commettere dei veri atti di sabotaggio e di pirateria, si può dire, bloccando abusivamente le nostre navi mercantili, questo dall'autunno del 39 fino a giugno del 40, e i quali ci provocarono in maniera vergognosa. E c'è il rapporto, Pietro Marchi lo dice, poi il figlio sembra quasi che guardare in questo caso la colpa a Mussolini, che poi nel maggio del 40 non voleva più mettere d'accordo con gli inglesi. Ma caspita, ti credo bene che non voleva più mettere d'accordo, come prima provocate, poi quando vedete che i tedeschi stanno vincendo in Francia, che non stanno suonando, un momento. Sì, prego. Ubaldo, bisogna chiarire bene, certo, le cose, perché... infatti ti chiedo di farlo. Attenti. Allora, in un rapporto di forze... È chiaro che il giochetto è semplice, no? Sì. Dice tu, sganciati da quello che è il più forte, no? Sì. E io ti tolgo l'assedio, giusto? Quello si sgancia e loro l'assedio lo stringono ancora più forte. Infatti. Si fa così, i rapporti di forza, no? Esatto, esatto. E allora? Quello è il gioco. Cosa hanno fatto gli americani, gli anglo-americani con Saddam Hussein, scusa? La stessa cosa. Gli hanno detto, c'hai le armi di distruzione di massa. No, non è vero, non ce l'ho. No, sì, ce l'hai. No, quel cretino di Saddam le è andata pure a distruggere. Le è andate pure a distruggere. Quando loro hanno avuto la conferma che Saddam Hussein non aveva più le armi di distruzione di massa, hanno invaso l'Iraq e l'hanno ammazzato. Infatti, no, il padre aveva subito questa sorte. Che logica è questa? No, ma infatti mi meraviglio che il figlio di Pietro Marchi ne scrive questa lettera, che ripeto, che si può dire anche in rete. Ma è un cretino. No, allora, l'ho detto, basta. Tutte quello queste persone si basano, attenzione, nell'ambito della cretineria. Allora, senza togliere nulla al grande ambasciatore, che ho detto, è stato uno dei migliori, proprio perché aveva denunciato, continuato a denunciare, anzi le notizie che noi abbiamo in relazione è proprio questa, le sì. Notizie più importanti sull'assedio inglese nei confronti dell'Italia sono sì. Proprio queste. Esatto. Però Pietro Marchi, giustamente, da bravo ambasciatore, tratta, no? Sì. Gli arriva l'imposizione del governo, il quale gli dice guarda che tu devi trattare su questo tema, e lui esatto. Giustamente ha trattato. Esattamente, esattamente. Così si fa. Ma no? Certo. Allora, quando io ho trattato per conto del mio governo o per conto di un'azienda che mi manda a trattare, poi comunico, no? E faccio il mio comunicato, no? Mm-hmm. Al mio mandante, no? E gli dico, guardate che la trattativa è finita così. Esatto. Loro ritirano l'assedio, no? A patto che noi ci sganciamo da Germania. E Mussolini ha detto che sono scemo. Appunto. Non sono scemo. Infatti, cioè, quello è stato. C'è già così. Cascato altre quattro volte. Ma scusa, Mussolini non c'è cascato altre volte in questo tranello. Sì. L'ultimo tranello è quello, come hai documentato tu attraverso l'intervista all'amico Antonio Pantano, l'ultimo tranello, chi gliel'ha fatto? Gliel'ha fatto il cardinale Schuster per conto di Montini. Esattamente, proprio così. E allora gli hanno detto, no, mi raccomando, gli hanno detto, cerchiamo di non spargere del sangue. Appunto. Ma stronzo,
stronzo, tu stai per perdere, c'è la gente assatanata che ti vuole assassinare e tu dici per non spargere del sangue. Infatti l'abbiamo visto, loro se ne sono andati e a Milano hanno fatto strage di fascisti disarmati. Questa è la logica. È verissimo, no? Vero. No, ma purtroppo lì fu un'altra presa per i fondelli, ma di quelle tragiche, però di quelle molto tragiche. Dice, non solo. Allora, Mussolini fu condotto proprio nelle mani del nemico, proprio la testa, come quello che mette la testa nella ma intenzionalmente nelle fauci del leone, no? Mm-hmm. Da Don Bicchierai, che era meglio se si beveva un bicchiere Don Bicchierai, che era l'assistente del cardinale Schuster, no? Sì. D'accordo, vedi questo strano Schuster? D'accordo con i suoi correligionari tedeschi, Wolf, Dolman e quant'altro, i quali si erano messi d'accordo con gli inglesi in Vaticano nel 1943. Sì. È lì la chiave, e la chiave la sanno solo quelli che si vanno a informare. Siccome esatto. Io ho conosciuto quello che ha scoperto che in Vaticano nel 1943 furono stesi gli accordi Mallevadori, Dolman e Wolf, no? Che poi tranquilli hanno avuto la vita facile nel dopoguerra, no? Mm-hmm. E la prova dell'accordo è la compravendita dell'ambasciata tedesca a Roma, Villa Wolfkonski, che è stata venduta agli inglesi nel 1943. Gli atti della compravendita sono in Vaticano. Ah, guarda un po'. È chiaro? Mm. Io ho conosciuto quello che li ha scoperti. E poi dico che Villa Wolfkonski, ho detto tu, gli italiani, cioè diciamo così, i fascisti tedeschi abbiano commesso dei crimini, addirittura abbiano uccidato 50.000 persone, ma questo l'ha detto un povero cretino di partigiano di origine napoletana che sta come, se proprio si chiama, ha fatto anche un libro, no? E tu gli hai creduto questa baggianza qua, no? Perché poi abbiano fatto fuori 50.000 persone, ma roba da matti, guarda. Ma come si fa a credere una cosa? Ma no, vabbè, bisogna essere imbecilli totali. Anagrafe alla mano, no? Ah, sì, sì. Equivale ai 6 milioni di ebrei, la stessa cosa. Eh beh, sì, tu sì. Puoi sparare come vuoi. Basta, si spara, insomma, vai a victis, cioè vai a vinti. Purtroppo, cioè, vengono date accuse che neanche hanno, cioè, su cose che non hanno anche fatto. Cioè, accusiamo su quello che hanno fatto, non su quello che non hanno fatto. Io posso accusare, ad esempio, io ho preso di recente in un articolo di storia illustrata, uno dei miei vecchi numeri che ho trovato da qualche parte, ad esempio, che i fenici erano combattenti ferocissimi. Mm. Capito? Ah, però. Allora, quando i romani, e vincevano sempre, perché erano ferocissimi, quando i romani gli hanno dato la lezione, capito? Era una lezione che si meritavano. E per forza. Io non lo sapevo, io credevo. No, io questo lo sento, che fossero degli onesti mercanti. Ma anch'io ero convinto che dei grandi navigatori, addirittura si parla che i fenici, si parla addirittura che abbiano raggiunto le Americhe. Dei fenici, addirittura, si dice questo, sì, poi si è vero. È molto probabile. No, tra l'altro, ho sentito su una trasmissione Rai, Voyager, che addirittura in Florida hanno trovato una nave romana, addirittura in America, in Florida, quindi. È molto probabile. Quindi, se fate l'America, non si capisce bene. Non si capisce bene, ma insomma, chi ha scoperto per primo. Per tutta l'antichità classica, i romani hanno trafficato con l'India. Esatto. Attraverso una flotta che era posizionata in Arabia. C'era un via vai come minimo di 200 navi all'anno. Sai cosa significa 200 navi? Quasi una al giorno. Eh sì. Quasi una al giorno. Eh sì, perché un giorno sì, giorno no, anzi, anche di più. Poi economici, commerciali con l'India. Sì, sì, beh, questo è una notizia interessantissima. Io l'ho già sentito, ma non sapevo che era nell'ordine di 200 navi, 200 navi, insomma, all'anno, cioè, insomma, all'epoca all'anno.
Dico, all'epoca era 200 romani, vuol dire anche oggi, vuol dire un traffico della Madonna. Cioè, quindi figurati un po' i romani quanti erano grandi, quanti erano forti, ecco perché sono durati così tanto, eccoli qua. Ma questo lo dico agli italiani rinnegati. Facevano. Come? Quante comunicazioni facevano? Ah sì, altro quante che. Quante notizie gli arrivavano? Tantissime, anche quante dalla Cina. Quante culture ne ottenevano? Ma anche dalla quante Cina. Quante merci utili? Cioè, ma io, Giorgio, lo sai cosa mi meraviglio io? Che i romani, che pure facevano commercio con i cinesi che avevano già scoperto la polvere da spara già da molto prima dei romani, mi meraviglio che i romani, che pure avevano le grandi artigiani, non avessero lavorato un qualcosa per usare la polvere da spara in termini bellici, no? Come poi è successo secoli dopo. C'è una presa di posizione, c'è. Dimmi. Adesso non ricordo esattamente dove, sì, ma in un testo in mio possesso, sì, che chissà quando troverò, lo troverai, se lo chiami da solo, è scritto in maniera molto chiara, se lo chiami i romani, il testo arriva da solo da te, devi chiamarlo, chiamalo con nome e cognome, vedrai che arriva lì. Dico testo, vieni testo, va bene, mi rivolgerò al gran dio Priapo per avere un'illuminazione. In ogni caso, questo è un dato scritto da un grosso studioso. Sì. I romani rinunciavano a certi strumenti bellici perché andavano a inficiare il loro valore e la loro valentia umana. Ah, scusami, ma la stessa cosa che pensavano i samurai giapponesi quando arrivarono a metà fuoco, che le rifiutarono. Esattamente. Guarda un po' che coincidenza, ma te guarda che similitudine, questo lo sapevo, ti ringrazio, guarda, questa notizia, giuro, io non l'ho mai saputa. Ma guarda te. C'è una incredibile similitudine. Sì, ma anche la storia medievale giapponese. La storia assomiglia molto con l'italiano. Appartata. Sì. Sì, giapponese. Sì. Soprattutto per quanto riguarda il Rinascimento. Quando noi in Italia abbiamo avuto il Rinascimento, loro hanno avuto il loro Rinascimento. Sì. Esattamente, sì, proprio così. Ma tra l'altro, addirittura c'è un film giapponese che parla di due samurai giapponesi, che poi si convertì al cristianesimo, uno si faceva chiamare Michele, due che vennero a trovare nel 1600 il papa di quel periodo, non so chi era, c'è un film fatto dai giapponesi proprio, su questo episodio storico, cioè i giapponesi, la prima delegazione che arrivò dal Giappone in Europa, all'estero, sì, arrivò in Italia, a Roma, nel 1600 circa. Sì, no. Si erano fatti abbindolare dai soliti gesuiti. Infatti, gesuiti. Però i nativi americani non si fecero abbindolare dai gesuiti. Se tu guardi il film, no, I Manti Neri, no, lo vedrai. Poi, ecco, volevo segnalare, per chiudere la segnalazione, un libro del nostro amico e bravissimo storico Cappellari Pietro Cappellari. Il titolo è La Guardia della Rivoluzione. La milizia fascista nel 43, crisi di Italia, 25 luglio 8 settembre, Repubblica Sociale Italiana, ecco, era l'editore, quindi io. Questo è bello, eh? È interessantissimo, sapessi che c'è dentro, caro Giorgio, cose che l'immagino. Non puoi immaginare. Questo qui è, non perché, ma Pietro Cappellari è uno storico le palle. La milizia, malgrado momenti di sbandamento che erano ovviamente naturali, sì, e io lo so bene perché mi hanno raccontato i miei antenati, me l'hanno raccontato che erano nella milizia, sì, i primi momenti di sbandamento ci sono stati perché le truppe, certo, della milizia erano inquadrate con le altre, quando questi altri mollavano tutto, buttavano le armi, buttavano i fucili, le mitragliatrici, lasciavano tutto lì, loro era difficile che tenessero duro, capito? Esatto. Però poi alla fine in qualche modo sono stati raggruppati e sono stati tutti quanti, io non so di nessuno che, sì, della milizia abbia sostanzialmente tradito, meno delinquenti del calibro di Arrigo Boldrini, che era un graduato della milizia, che io sappiamo, è diventato comunista macchiandosi, sì, di crimini orrendi, di stragi di fascisti. Sì, ecco, inoltre, per trovare l'attualità, caro Giorgio, segnalo due cose che poi le commentiamo un attimo, facciamo commentare questo però al nostro amico Giovanni perché è giusto che parli anche lui. Sì.
Allora, notizia di Aurora, fonte Aurora, dunque, la Russia sta aumentando la sua presenza in Siria in virtù del fatto che a breve, entro pochi mesi, lì la pace arriverà per forza, o con le buone o con le cattive maniere i russi la imporranno, perché Lavrov oggi ha espresso in maniera molto decisa su questo punto, cioè Lavrov, il ministro degli esteri della Russia attuale, anche perché è in vista una cooperazione russo-siriana per sfruttare giacimenti petroliferi e di gas al largo delle coste siriane, che lì in quest'area del Mediterraneo orientale, fateci una mappa molto chiara. Questa è la vera ragione della guerra. Certo. La vera ragione dell'attacco parte dei sauditi. Esatto, siccome che i russi sono scemi, si sono messi lì e quindi la Siria ripagherà i debiti di aiuto da avuto la Russia in materia naturale. Come è in atto, ormai è in atto un commercio basato sul... proprio scambio di merci, sul baratto, tra Iran e Russia, che sta andando avanti. Cioè, Russia ha fatto un'offensiva enorme in questi ultimi tempi, e in più, non solo, mi risulta dalla mia fonte molto vicina a certi ambienti, che le forze speciali in Russia stanno scovando ad uno i terroristi del Dagestan, che sono stati finanziati finora da Arabia Saudita, che hanno commesso l'attacco terroristico uccidendo oltre 30 persone in Russia ultimamente, e Putin sta rispondendo alla grande dopo aver minacciato pesantemente Arabia Saudita che se fa un'altra mossa falsa praticamente rischia di essere la Sassuolo. Io ho dato un invito a Putin, ho mandato un messaggio tramite una persona di fare un bombardamento speciale sugli armi sauditi, ma adesso lo dico perché te lo dico poi in privato, usando certe un'arma non che esplode, ma un'arma che puzza, e dopo dirò che cos'è. Detto questo, non so, facciamo la parola al nostro amico Giovanni. Per concimare il deserto. Esattamente, bravo, l'hai detto, per concimare il deserto, bravo. E adesso lasciamo la parola a Giovanni, se è d'accordo Giovanni, perché lui ha qualcosa da dirci anche, non so, penso in merito a certi movimenti geopolitici in atto, tra Cina, l'India, eccetera, quindi o altre cose. Quindi Giovanni, a te la parola. No, io chiedo scusa per il disturbo. No, Giovanni, non c'è problema. Tanto ci sei stato d'aiuto comunque. La tua presenza oggi è sacra, quindi a prescindere che hai parlato o no. Però, giustamente, di qualcosa. Vai, Giovanni. No, come noi sappiamo che quando Giovanni Armando parla, sa quello che dice, ci fa piacere anche Armando è uno che vola alto. Un bel intervento. E vola alto è anche giusto. È anche meglio. Volevo precisa. Segnalare. Prego. Volevo segnalare un articolo sul sito Eurasia. Bene. In cui l'ultimo numero di questa rivista si chiama proprio Il secolo cinese. Ah. E in più c'è una bella intervista al... precisamente un attimo... Eccola qui. Sì, intervista a? Scusatemi un attimo. Prego. No, l'hanno tolta dalla prima pagina, quindi è la ricerca diventa... Va bene, raccontaci a chi è l'intervistato. Sintetizzo io, vi prometto di fornirlo. Sì. Si parla dell'importanza sempre dei mari. Sì. E di come la cultura europea indubbiamente è molto più legata alla cultura asiatica e centro asiatica mediterranea, grazie appunto al Mare Nostrum. Sì. Successivamente, invece, quindi diciamo che il nostro legame con l'Occidente è un qualcosa che si è più che altro imposto nell'ultimo periodo. E ci... Non è serata stasera. No, preoccuparti, parla. Vediamo se si calmi un po'. Sì. Mi dispiace aver anche rovinato il video. No, non c'è problema. Racconta, non rovinano mai niente, vanno sintetizza quello che stavi dicendo. Sì.
viva i bambini. Viva i bambini, sì, sono e poi una bella futuro. Bambina questa, è una bellissima il bambina. Il nostro futuro. È il nostro futuro, sì, grazie a Dio allora, che ci sono, i bambini. Bye. Ciao. Ciao bimbo. Il futuro si decide nei mari. Sì. Come è sempre stato. Sì. Il Pacifico è il mare del futuro. Beh, attualmente gli è proprio Stati così. Uniti, gli Stati Uniti lo stanno capendo. Sempre gli più. Stati Uniti lo hanno capito da 200 bene, anni. Stia... Infatti, da 200 anni, infatti. Esatto. Questa è una posizione molto importante perché... scusami se ti interrompo, ma va detta questa cosa. La spinta all'ovest, la spinta all'ovest che ha caratterizzato veramente la vera geopolitica degli Stati Uniti è una spinta che si è caratterizzata anche con questi coloni che a cavallo dei somari andavano a rompere i coglioni ai pelle rossa, ma nella realtà era una spinta fondamentale, capito? Sì. Perché? Perché per loro il Pacifico è importantissimo. Cos'è successo? È successo che, malgrado la linea geopolitica caratteristica proprio del popolo americano, che è quello di andare a rompere le scatole nel Pacifico, e lo dimostra anche la famosa ricerca del passaggio a nord-ovest. Esatto, esatto. È stato fondamentale. È importantissimo nella storia di questa visione geopolitica anche l'acquisizione a quattro soldi dell'Alaska, no? E lì si sono inventati delle cose incredibili e quel cretino dello zar gli ha pure creduto. Purtroppo. In quel momento gli ha svenduto l'Alaska. Poi il grosso dell'attacco statunitense è stato contro il Giappone che esatto, controlla il Pacifico. Esattamente. Quello è il primo atto, allora, diciamo. La vera guerra, gli Stati Uniti l'hanno fatta contro il Giappone, per ragioni che conosciamo già da parecchio tempo, fin dai tempi dello Yankee vagabondo di pucciniana memoria. Esatto. Comodoro Perry. Gli americani sono i primi e gli unici che avevano libero accesso in Giappone. Sì, i cretini nel 1853 fossero... lo ricordiamo, nel 1853 Comodoro Perry, su cui ha fatto un film con John Wayne su questo fatto, in cui gli americani forzarono credo i giapponesi ad accettarli, no? Quindi accettarli. Quindi stiamo dicendo, scusami, cosa diceva quell'articolo, se tu puoi riassumere Giovanni, l'articolo che tu di Euroasia, quindi diceva del secolo cinese, che infatti la Cina sta avanzando a passo da gigante, questo lo sappiamo. E la Cina, come abbiamo discusso l'altra sera, sta facendo dei grandissimi progressi. Fino ad oggi, sì. Fino ad oggi, malgrado la pressione statunitense, l'equilibrio marino si è svolto quasi tutto tra l'Atlantico e il Mediterraneo. Esattamente. Quindi le previsioni erano errate. Beh, sì. Cioè lo spostamento dell'epicentro, no? Sì. A livello del Pacifico è arrivato in ritardo, sta arrivando con grande ritardo. Purtroppo sì, questa è la verità. In effetti il Pacifico doveva svilupparsi prima, questo è fuori di dubbio. Ma a me non me ne frega niente, ecco, dico che loro avevano di tempo. Esatto, infatti si sono arrivati tardi. Prego Armando. È caduta la linea. Sì, a te, sì, è caduta la linea, sì. Niente, stavo dicendo. La questione è che il Pacifico ultimamente è una zona, se vogliamo, geopolitica in fase di evoluzione, perché è venuto fuori la Cina con la sua prepotenza, poi il Giappone, che grazie anche a questo incidente con la Cina per quanto riguarda le isole Senkyukyu,
che sappiamo che lì ci sono risorse petrolifere e di gas immense, ecco perché i cinesi sono fatti avanti. E ultimamente notizia di pochi giorni fa che il governo giapponese sta trattando ufficialmente con i cinesi e i coreani per risolvere, per ricomporre la questione, non rinunciando chiaramente alla sovranità dell'isola, ma sicuramente si faranno delle concessioni per i coreani e per i cinesi, dividendosi la torta del, diciamo così, delle risorse di quella zona, perché quello è lo scopo, diciamo. E i giapponesi, grazie a questo fatto, stanno mandando a calcio in sedere gli americani, perché chiaramente prima o poi il Giappone con la Cina si congiungerà ancora di più, cioè nel senso che già adesso le aziende giapponesi hanno contribuito moltissimo allo sviluppo della Cina. Questo perché il mio figlio è stato in Cina l'anno scorso e mi ha detto che ha visto una marea di aziende giapponesi presente sul mercato cinese a questo livello, ha visto anche ingegneri navali giapponesi lavorare nei cantieri navali di cinesi. E quindi il Giappone comunque dà un contributo enorme alla Cina e viceversa, perché c'è un mercato fra di loro, qui si parla di 1,5 miliardi di persone fra tutte e due, quindi non si parla di pochi consumatori. Quindi voglio dire, il Giappone, insomma, grazie alla Cina, secondo me prima o poi si libererà del gioco americano, e infatti già lo sta facendo. Infatti alcune basi americane in Giappone sono messe in discussione, anche perché ci sono incompatibilità, perché gli americani lì fanno delle violenze sui civili, hanno stuprato alcune donne, i militari lì di stazza in quelle alcune? Zone. Alcune? Dico alcune, ma per di più, molto di più. Alcune nel senso che mi riferisco all'ufficialità delle notizie, ma secondo me è molto di più, perché poi, so per esperienza, in questi casi le notizie vengono sempre ridotte al minimo, in realtà bisogna pensare molto in peggio. In ogni modo, in Giappone, come anch'io, ci sono proteste continue contro le basi americane nel loro territorio, cose che non facevano in Italia e in Germania, i giapponesi lo fanno. E ecco perché si stanno riguadagnando la sovranità, anche perché il Giappone, non dimentichiamocelo, il debito pubblico giapponese non è in mano a stranieri, ma è in mano ai giapponesi stessi. Quindi tutto rimane a casa loro. E questo è un altro vantaggio che praticamente i giapponesi hanno, che a differenza di noi europei, anche americani, che invece siamo indebitati fino al collo con i soliti noti, per i giochi di speculazione finanziaria che sappiamo che tra l'altro sono stati già considerati illegali. In effetti, quando si dice che il debito pubblico italiano per 4/5 è illegale, non si dice una cavolata, ma si dice un fatto vero, e infatti come i fatti dimostrano. Ecco qua. Allora, legale e contemporaneamente criminale. È criminale, certo, soprattutto criminale, oltre che illegale. Esatto. Niente, Armando, qui quell'articolo si diceva della Cina che avanza, cosa diceva, insomma, quello che ti ricordo, visto che fa fatica a trovarlo. No, sinceramente elencava gli acquisti, gli investimenti esteri effettuati solo nell'ultimo quinquennio, sì, da parte della Cina. Sì, ma è enorme. Veramente si sta comprando mezzo mondo. Sì, è vero. Addirittura si parla che 90 milioni di cinesi vanno all'estero. Ma ragazzi, ma sai che significa 90 milioni vanno all'estero? Che hanno speso qualcosa come 102 miliardi di dollari, una cosa pazzesca, cioè l'intera popolazione italiana. Esatto. Ci stanno comprando dappertutto. Percentuali basse. No, ma dico, infatti, percentuali basse. Io qui vorrei ricordare un discorso che fece al summit del G20 a Brasile nel 2012 il presidente del Paraguay, dell'Uruguay, José Mujica, detto Pepe, il quale disse, guarda, un discorso bellissimo, se uno va su YouTube e scrive il discorso più bello del mondo, José Mujica, detto Pepe, disse: provate a immaginare se un giorno i cinesi e gli africani conducessero uno stile di vita tipo la Germania, le risorse del mondo sparirebbero in giro di pochi anni. Disse questa cosa, disse di pensare su questo fatto, ha detto il presidente, attuale presidente dell'Uruguay, José Mujica. Guarda che allora la Cina che si sveglia, che si accaparra tutte le materie prime, che è in Africa in maniera massiccia, tra l'altro è in Africa, come ho detto l'altro giorno con l'altra sera con l'amico Giovanni, anche in Giappone. Io che vedo qui la televisione giapponese, il Giappone ha fatto dei contratti commerciali importantissimi con l'Angola e il Mozambico, l'ex colonia portoghese, di svariati miliardi di dollari di investimenti, di ramo agricolo, alimentare, eccetera. Cioè,
Voglio dire, questo, ragazzi, dobbiamo, non possiamo dimenticarci di queste cose qui. E in effetti, Giotto Chiesa, quando si dice, aveva detto già, ma anni fa, già 7-8 anni fa, Giotto Chiesa diceva che prevedeva uno scontro tra Stati Uniti e Cina, e guarda che quello che si sta per verificare, perché la Cina si sta armando a tutto spiano, ha fatto un test, un missile supersonico che è in grado di raggiungere gli Stati Uniti in un'ora, dalle coste cinesi, in un'ora qualche cosa, prendi conto, cioè roba da incredibile. Guarda, quando non si riesce a fare la guerra preventiva, gli americani avevano da tempo programmato la guerra preventiva, siccome sì, non l'hanno fatta, no, adesso sono rimasti col cerino infilato nelle chiappe, perché a questo punto la guerra preventiva non lo fanno più. No, capito? Non lo può fare più, perché la Cina è non chiusa. Può scherzare, ma loro non lo possono fare nemmeno con la Corea del Nord. Prego Giovanni. No, e infatti, proprio un passaggio qui viene riportato. In ogni caso, gli strateghi statunitensi dovrebbero aver preso atto che un attacco frontale contro la Cina sarebbe destinato all'insuccesso. Certo. Come ha avvertito Jordis von Losen, i tentativi di intrusione economica o militare, data la sua estensione troppo vasta, non possono nulla contro di essa. Essa è di un'altra razza e di un'altra cultura antica, di gran lunga più antica. Certo. La Cina ha accumulato tutta l'esperienza della storia mondiale e resiste ad ogni trasformazione. La Cina è inattaccabile. Ma scusa, hanno lì un esercito comunque tecnologicamente assolutamente rispettabile, hanno sotto le armi 2 milioni di uomini che da 4 anni stanno preparando una guerra con gli Stati Uniti, questa è la fonte di un'agenzia di stampa spagnola che ha documentato questo fatto, anche in rete da 4 anni lo documenta, e 2 milioni di uomini, ragazzi, ma una cifra enorme, se cosa vuol dire 2 milioni di soldati armati come i cinesi, hanno aerei ormai caccia che sono a livello dei F-16 americani, se non di più, hanno anche loro la tecnologia stealth, cioè di fare le aeree invisibili al radar, cioè i cinesi praticamente hanno soldi, gli americani hanno debiti, è lì il problema. Cioè, gli americani si convincono a investire ancora più soldi e armamenti, non solo il loro debito sarà infinito, ma produrranno ancora più poveri di quello che hanno, perché i cinesi, i poveri cinesi, per male una tazza di riso la mangiano, invece gli americani sono oltre 40 milioni di homeless senza casa, quindi con problemi sociali enormi, e i cinesi invece questi problemi qui ne hanno altri problemi, ma non questo genere. No, io infatti economicamente, diciamo, economicamente, tanti settori produttivi cinesi, tanti mercati in Cina sono ancora con tassi di penetrazione dell'1-2%. Significa un cinese su 100, 2 cinesi su 100 hanno ormai accesso a determinati beni, ma questa è una percentuale che è crescente anno su anno. E ricordiamo appunto i numeri per capire la realtà, come disse Nixon nel 71, voi immaginate qualche governo che riesce a mettere in riga e a rendere produttivi 800 milioni all'epoca, 800 milioni di cinesi. Certo, sono 1.300 milioni più quelli latitanti che non si sa quanto ammontano, appunto, stimati appunto in altri 200 milioni. Quelli, appunto. Altro che mafiosi, altro che Totorina. Appunto, bello questo. Va bene ragazzi, adesso dobbiamo chiudere. Con questo pensiero chiudiamo, niente, caro Giorgio. Io voglio salutare. Un saluto alla prole. Saluto alla prole, poi salutare i parroci, i miei amici parroci e suore, non dimentico mai, e soprattutto non dimentico mai il nostro amatissimo arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, ero Giorgio? Al quale leggeremo prima o poi. Sì, lo leggeremo, al più presto possibile, anzi al più presto dobbiamo leggerla anche a lui questa cosa qua, visto che c'è il tesoro di San Gennaro, quindi è giusto che la leggiamo. Bene ragazzi, vi saluto a tutti, è stato un piacere, vi ho discusso di tante cose, che stasera Giorgio, no? A più presto ci vediamo anche con Armando, quindi l'importante è informare e dire. No, non ti scordi niente, lascia perdere. Non ci sono scusate. Apri a poco.
Va bene, allora Priapo e sovranità. Ricordiamoci che noi siamo i priapisti. Esatto, benissimo. Anche guai a dimenticare la nostra origine, che eravamo. Quindi un saluto e buona sovranità a tutti. Ciao.